Ciao a tutti amici e bentornati in Sheltered, nuova puntata di Sheltered. Come al solito io sono Amorush, che vi dà il benvenuto in questo nuovo video amici. Mentre io carico, vi dico come al solito e vi ricordo di lasciare un bel like per far continuare la serie, commentare e condividere. Viaggiare attraverso le foreste e le montagne riduce la velocità del gruppo, questo è un suggerì. Manca il suggerimento, però un suggerì. E ci va bene uguale. Comunque amici, siamo qua a intraprendere una nuova avventura in Sheltered. Diario, vediamo un po' il diario. No, chi cacchio sposta via, fermo. Diario, diario, visualizza. Giorno 7, dura via così. Ma la persona che è venuta a visitarci oggi ha detto che il modo migliore per ridurre lo stress è leggere libri. Anche se per i bambini sarà noioso, probabilmente preferiscono i giocattoli. Amici, una cosa importante. Mi avete detto. Intanto prendiamo cipolla e facciamo pulisci il rifugio. Mi avete detto di cercare una sorta di frigo ghiacciaia per la carne, perché in effetti vedete che c'è anche qua. Quindi lavoro in corso. Attenzione, arriva una trasmissione. Accetto la trasmissione. Mac alla base. Mac l'abbiamo mandato in spedizione. Abbiamo trovato qualcuno in questo, in questa casa media, in questo casa media. Ci stiamo facendo dei segni. Ci stanno facendo i segni. Credo vogliamo parlare con noi. Cosa vuoi che facciamo? Affrontiamoli. Vediamo se parte subito la missione. Affrontiamo. Siamo nella casa media. E c'è un tizio mezzo. Non lo so. Allora, non sono da solo qui fuori. Sembra di no. Per rimettere a posto il mondo bisogna iniziare a fare squadra. Quindi uniamo le forze. Cosa ne dici? Assolutamente rifiutiamo. Ci ho riflettuto e credo che per il momento non abbiamo le risorse per poterti accogliere. Cosa vuoi dire? Probabilmente hai molte più cose di me. Sei un egoista, un giorno ti troverai in questa posizione. Allora chi ti aiuterà? Sì, allora il tizio lì ha ragione. Ma in realtà è veramente non avevamo le risorse. Che cavolo dobbiamo fare se non abbiamo le risorse? Piove! Attenzione amici, piove! È fantastico, piove. Quindi, allora, visto che piove, tu, José, riporta la tuta. Riattiva questo. Visto che piove, sfruttiamo l'acqua e facciamo la doccia. Cosa che dovevamo fare. Ah, e tra l'altro, scusate, è attiva sta doccia. Dai che devono farsi tutti la doccia, José. E sbrigati. Oh, si fa la doccia, poi se la farà ovviamente cipolla. Anzi, che la mandiamo già qua. Ok, trasmissione radio. Pronto, qui lattuga, ci siamo imbattuti in una banca. Potrebbe, vuoi che diamo un'occhiata? Noi esaminiamo il luogo, vediamo che abbiamo l'inventario pieno, ma abbiamo trovato un sacco di cose. Ora, stiamo riempiendo, intanto sta facendo la doccia, il che è un bene. Però, mi hai detto amici, che possiamo, che sembrerebbe che possiamo un frigo o una ghiacciaia. L'allergia mi sta ammazzando. Comunque, hai detto che chi se ne frega. Per cosa ci serve? Per la carne. Ma esisterà veramente? Andiamo a vedere. Filo per l'innesco, nascondiglio, e non è. Bende, e non sono. Trappola per topi, e non c'è. Inceneritore, e non c'è. Questo è buono per distruggere le robe dell'inventario. Comunque, dispensa minuscola, abbiamo già fatto quella un po' più grossa. Doccia improvvisata, ce l'abbiamo. Secchio per i bisogni, e ce l'abbiamo. Sacco a pelo, non ce l'abbiamo, possiamo farlo. Maschera antigas, possiamo farla, ma ce l'abbiamo. Scopa, non è lui. Tomba. Mi piacerebbe farlo, non si sa mai che muore qualcuno. Cemento, non ce ne interessa. Scala, non ci interessa. Stanza del rifugio, non ci interessa. Trappola con laccio, ce l'abbiamo fuori. Kit di pronto soccorso, mano qua di frigoriferi, non se ne parla. Livello 2. Partiamo sempre dal basso. Trappola con barattolo di vernice. Un barattolo di vernice attaccato allo a tipo pff, che piglia una testata in testa. Ok, poi abbiamo estintore, non ci interessa. Congelatore piccolo, eccolo qua. Questo congelatore piccolo può contenere 10 porzioni di carne, richiede la corrente elettrica. Se non viene alimentato per un giorno, il cibo al suo interno andrà male. Problema, ci serve cardine, tubo e motore. Cioè noi non riusciamo a prendere la carne perché ci serve cardine, tubo e motore. Motore ovviamente che non credo che sia craftabile. Ovviamente no. O almeno non a questo livello. Che cavolo però. Quindi bisogna fare il frigo. Il problema è che purtroppo di frigo non ce n'è. Sta arrivando una donna. Attenzione. Mentre noi ripariamo il tutto. E
Quanto cavolo ci mette Joseli a fare la doccia? Accetta la trasmissione. Lattuga alla base. Abbiamo trovato qualcuno in questo bunker. Ci stanno facendo dei segni. Ma se sì, affrontiamoli. Noi affrontiamo tutti, però stiamo arricchendo la mappa. Adesso gli diremo di tornare così ci terrà da mangiare. Ecco qua la banca. Allora, non sono solo. Non sono da sola qui fuori, come ha detto l'altro tizio. Ok, faccio solo conferma. Sembra di no. Quindi suppongo che ti serva qualcosa. Oh, perfetto, da mangiare. Da mangiare e noi gli diamo in cambio. Io gli darei in cambio un secchio, ti va bene? No, col secchio no. Ti do in cambio un interruttore? No, eh. Una spranga? No. Diamogli. Possiamo dargli una gomma, vediamo qualcosa. Uno di sabbia. Roccia calcarea no. Una radio rotta, perfetto. Riusciamo a prendere qualcos'altro? Bello, gli diamo sabbia per sabbia. Beh, in teoria facendo così lo fa lo stesso. Va bene, ok. Sì, non è che ci conviene tanto. Va bene, ok. Però abbiamo aumentato il carisma di Lattuga, che sta andando alla grande. Ora mi avete detto che possiamo ritornare alla base ed è quello che voglio fare. Cioè, tipo, visualizza la mappa, possiamo richiamarli, vedete? Richiama. Intanto, cioè, guardate. No, dove cavolo va? Cioè, stiamo facendo un po' di strada, non siamo ancora arrivati dove la volevamo. Però richiamiamoli. Richiama al rifugio, così nel tornare indietro ci porteranno il mangiare che ci serve. Dobbiamo fare il frigo, quindi bisogna preparare una nuova spedizione. Ovviamente fare il frigo. Vediamo come sta invece il rifugio. Abbastanza bene, ma siamo senza alimentazione. Ok. Ok, cipolla. Più 30 di trauma. No, no, cipolla. Ascolta, amica. Vai a farti una doccia che vedi che recuperi subito. Perfetto. Flipper, anche lui ha bisogno di una doccia. Ma Flipper, quanto ci impiega a riparare un cavolo di Flipper pidocchi? Ok, ma il generatore sta generando, non ha carburante però. Bisogna. Allora, José. Dove cavolo sei, José? José. Ah, poi tra l'altro possiamo scartarlo anche, quindi possiamo dirgli ciao. Aggiungi carburante. Perfetto, ci servirà anche del carburante. Ora, sperando che ritornino. Oh, eccolo qua. Il cane è morto. Amici, il cane è morto. Ops. Ok. Forse per quello che non stavano bene o aveva una tolleranza. Ok, il cane è morto. Flipper direi che non sta bene. Quella doccia avrà bisogno di qualche riparazione. Non mi interessa. Allora, fai così. Riporta la tuta. Fai anche tu la doccia e poi la ripariamo. Scorta d'acqua a livello di capacità massima. Perfetto, è il momento di farsi un'altra doccia. Qua riusciamo a recuperare questi. Il problema, amici, è che. Ecco, vedete, l'abbiamo catturato, ma non abbiamo il frigo, che non abbiamo tutti il necessario. Cosa vuoi? Bevi. Bevete tutti voi. Flipper. No! È morto Flipper! È morto Flipper ed è morto il cane, amici! Sta succedendo un disastro in questa puntata se quei bambacioni non tornano in fretta. Fottuti, tornate in fretta, Mac, è morto Flipper, è morto il cane, Flipper, il cane, tutti. Ti è rimasto José, cipolla, Mac, la cipolla. Tempesta di sabbia media in superficie, ok. Mentre, cioè è morto mentre faceva la doccia. No, che fa la doccia? Ripara. Fai la doccia un cavolo. Cipolla, fai una cosa, dormi intanto, dormi. Speriamo che ritornino quei due bagordi là. Cioè, pensate voi, Flipper. Flipper ha riparato il filtro dell'acqua. Poi per farsi una doccia è morto. Perché non aveva fame, tutti hanno fame, purtroppo. Sono morti, purtroppo. Ora, speriamo, cioè, con le scorte che abbiamo dovremmo andare a posto. In realtà bisogna mangiare e preparare subito un'altra spedizione. E speriamo in realtà di
di trovare quello che ci serve appunto per fare a livello 2, l'abbiamo detto, questo frigo qua. Ci serve cardine, tubo e motore. E sti cavoli. Il tubo sì, torna indietro, quello sì. Il cardine non l'abbiamo trovato, se l'abbiamo trovato non l'ho preso, il motore non l'ho mai trovato. Quindi anche lì, boh, comunque il gioco è molto difficile, amici. In questo primo gameplay ovviamente stiamo cercando di capire, sto cercando di capire assieme a voi. Come è la prima volta che ci gioco, quindi ho giochicchiato un po' prima, poi è la prima volta che ci gioco, quindi ci sta fare queste cose qua. Però devo dire che non è malvagio. Non è malvagio il nostro gameplay, contando che siamo arrivati al giorno 10. Molto grazie ai vostri aiuti. Ora io questi non so se moriranno e sarebbe un ottimo test lasciarli qui. Giorno 11! Quando il diavolo tornano quelli là? Dove cavolo sono? Possiamo vedere dove sono? Visualizza mappa. No, vai su. Ah, sono quasi arrivati, guardateli, sono qua. Dai, 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 che forse non... Beh, povero Flipper che è qua. Guardate, è morto vicino. Guardate, è morto vicino alla cacca, è morto. Cipolla, resisti, resisti, cipolla. Cipolla, resisti, il cane è morto, Flipper è morto. Purtroppo sta morendo tutti. Bestie che... Però che brutti che sono fatti questi... Questo è un cervo... Cervo magro, perché giustamente mangia poco. Però non lo mangeremo neanche noi. Che poi lo cuciniamo, lo mangiamo subito. No, invece non si può. Vabbè, arrivano no! Mech ha convertito la debolezza in forza. Cioè, conversione. Guardate che scatto, Mech! È il grande scatto di Mech verso la base. Ok, Mech verso la base. Grandissimo, Mech. Adesso che scopriranno che un figlio è morto e il cane è morto, chissà cosa diavolo succederà. Ma tu ha attaccato qualcosa? Che cavolo è quel coso lì? Boh. Ok, adesso appena arriva la signorina. Ok, benissimo. Lattuga mi è andata su di percezione e anche Mac 5, ben 5. Ok, non puoi trasferire ad esempio questo e questo. E vabbè, chi se ne frega. Nel senso... Io butterei via la pelle per ora e mi tengo questo. Però la pelle ci facciamo. E non è facile, non è facile, non è facile. Perché a onor di logica io burretterei via la pelle visto che ce l'abbiamo là. Però è anche vero. Beh, carburante ne abbiamo a strafottio. Il libro potrebbe non essere male. Portatile rotto ci serve per il crafting, amici. Così, via. Dai, facciamo così. Ok, si può mangiare, si può mangiare, si può mangiare. Ok, cipolla. Mangia il cibo. José. Mangia il cibo. Mac. Mangia il cibo. Lattuga. Mangia il cibo. Cipolla ha ancora fame. Ma mangiati sto cibo. Dove cavolo stai andando, cipolla? Ti ho detto mangia il cibo. Dove va a mangiare? Ah, va a prenderlo qua? Ah, lo cucina, giustamente. Perché aumenta così. Perfetto. Tutti che cucinano. Molto bene, devo dire, almeno questo. È chiaro che qua questo non possiamo ancora farlo. In realtà io, il buon José. Ah, ma bisogna creare anche un cimitero per portare via questi qua che sono morti. Ha detto qualcosa, ma non l'ho letto, ma mangiate. Vediamo come stanno a livello di fame. Ok, stanno recuperando. Intossicazione alimentare. Lattuga. Ma come? Tutti hanno inteso. Ma avete cucinato anche? Sì, ma José, sei lento come non ti dico che cosa. Vorrei far fare la doccia agli altri. Cipolla, come sta? No! Sta vomitando di brutto! Disastro! Sta puntando di disastro. Dovremmo fare qualcosa con gli oggetti che abbiamo. Non possiamo fare niente perché ci serve il frigo per almeno. Per... No! Sta vomitando anche. Co cosa? Ah no, però aspettate, Mac. Mac, calmo. No, ma non abbiamo... Che cosa cavolo gli diamo?
Forse perché non mangiavano da tanto? Non lo so, però ha vomitato tutto. Cipolla. Questi vomitano ancora. Pulisci il rifugio. Sta diventando una latrina di schifo sto rifugio. Stai zitto te! Che cavolo! Che cottina. Barra il vomito tutto. Allora, mettiamo un mech a dormire. Magari si ripiglia. E anche la buona lattuga a dormire. Hanno bisogno di una doccia, ma la faremo. José ha bisogno anche lui di dormire. C'è qualcuno all'interfono. Attenzione, può essere buona. Vai tu, José, all'interfono. Rispondi. John, ehi là, hai bisogno di qualcosa? Ho trovato un po' di cose che non mi servono. Sì. Sti cavoli. Abbiamo il tubo che ci può servire. Ah no, questi sono i miei. I loro oggetti sono questi. Il motore! Il motore ci serve. Il motore ci serve. Il motore ci serve. Ok, prendiamone tre. Prendiamo il cibo. Prendiamo il kit di pronto soccorso, vediamo cosa vuol dire avere queste cose qua. Cioè, cosa diamo in cambio? Diamo in cambio, secondo me, un po' di questi, secondo me. Uno di questi, una pastiglia antiradiazioni e già l'affare si può fare. Si può fare anche così e si può fare anche così. Le pastiglie antiradiazioni sembra che valgano tanto. Quindi in realtà probabilmente possiamo anche togliere. Cioè le pastiglie antiradiazioni vale praticamente un botto. Vedete, il peso specifico delle pastiglie antiradiazioni è fenomenale. Ora io mi farei magari due chiodi in meno, ma un motore in più. Facciamo affari così. Ma porca ceva, dobbiamo vendere qualcosa che ci libera spazio, altrimenti tipo i chiodi li abbiamo. Chiodi li abbiamo, diamo. Porcaccia Eva qua. Diamo una batteria. Così. Solo per altro un oggetto. Ok, bisogna dar via un'altra cosa. E che cavolo, però. Che palle ste cose. Bisogna fare più spazio, amici. Bisogna fare fottutamente più spazio. Possiamo dar via la corda che è uno. La maschera è uno. Munizioni per carabina. Tanto ne abbiamo solo una, vai. Assolutamente sì, perfetto. Potevamo chiedere di più, in realtà, però forse ho sbagliato, potevamo chiedere anche di più. Comunque, visualizziamo. Dura vivere così, ma la persona che è venuta a visitarci oggi ha detto che il modo migliore per loro stessi è leggere i libri, anche se per i bambini sarà noioso. Probabilmente preferisco i giocattoli. Sì, è vero, però tanto di bambini ce n'è solo uno. Ok, allora, José. Io farei così, lattuga, svegliati, vai a fare la doccia, José, vai a dormire. Vai, José, dormi dopo. Ah, non può fare un'altra azione. Ah, non c'è l'icona, va bene. Ok, lattuga, vai a dormire. Il problema adesso è che per fare questo maledetto coso ci serve un cardine. Porcaccia Eva, dobbiamo trovare un cardine, amici. Chissà se diventerà scheletrico il cane Flipper, povero Flipper. Sta puntata coi primi morti. Teta quella lì, che cavolo è. José non è più denutrito. Bene, José mi sembra una persona molto in forma, devo dire. Secondo me è una dormita e poi possiamo mandarlo all'esplorazione. La buona Cipolla, invece, che ha tutto. Secondo me ci sta una spedizione con. Possiamo mandare la buona Cipolla? Sì. Allora, dove la mandiamo? Ma via, via da qua, non me ne frega niente. Allora, il punto più vicino a questo, possiamo mandarla qua. Allora, mandiamo con una maschera antigas. Tra l'altro, notate che abbiamo finito le maschere antigas. Fottute maschere antigas. E un'accetta. No, non al gruppo, ma equipaggia. La carabina non ci abbiamo più colpi, quindi poco serve. Ok, direi di mandarla così. Sì, assolutamente sì. Via. Poi, vediamo un po'. Il buon Mac potrebbe usare la. Per l'intossicazione alimentare, la cassetta di pronto soccorso è utile. Però, mentre succede questo. E siamo al giorno 12. Amici, vi dico che per questa puntata
E ovviamente tutto. Vi invito come al solito a iscrivervi al canale se non siete iscritti, commentate, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video e per far continuare la serie, il mi piace è l'unico strumento che ho io assieme al commento per capire se vi piace la serie e in base a quello io vado avanti. Siamo arrivati al 12° giorno, abbiamo avuto due morti oggi, purtroppo due morti, ma siamo andati avanti, abbiamo capito delle cose e stiamo aumentando la nostra esperienza, la vostra che state seguendo la serie. E anche ovviamente quella dei nostri personaggi, che per ora sono in quattro. Consumeranno meno risorse. Riusciremo a fare il frigo nella prossima puntata e a trovare il cardine? Spero proprio di sì. Da Amorge è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, amici.